20 minuti. Salve ragazzuoli, buonasera, scusate il ritardone, ma purtroppo io per qualche motivo, come vi ho già detto in passato, la tecnologia mi odia a livelli incredibili. Incredibili, cioè veramente, tra l'altro è strano perché ci lavoro eppure lei mi odia. Mi odia e quindi scusate il ritardo, mi farò perdonare rimanendo con voi un po' di più, se avrete la pazienza di sopportarmi. Ciao ragazzi, ciao Gugo. Visto che ormai mi conoscete, sapete che purtroppo ci sono delle cose che mi impediscono di vivere bene, ma che è anche parte del mio fascino latino. Dire cose a caso per uscire dalle situazioni. Buonasera, tutto a posto? Mi sentite bene? Mi vedete bene? Apprezzate il fatto che mi sia fatto per voi la riga e mezzo alla barba? Allora, vi risparmio la sequenza iniziale di questa missione. Eco. Cioè, un eco clamoroso o un eco normale, nel senso che palle, che palle. No, l'eco no. Tutto a posto, meno male, ok. Meno male. Allora, non so se avete letto la nostra recensione del gioco. È un buon gioco. È un buon gioco. Ha dei punti forti, forti, molto interessanti. E, ovviamente ci sta un sottotesto strategico che mi mette in grossa difficoltà, perché io ho il senso strategico di una colite. Quindi potete immaginare quanto, tra l'altro, cioè, sono anche stealth come una valanga, quindi vorrei saltare tutto e andare direttamente all'azione. Questo, tra l'altro, ha degli evidenti problemi di salute. Oggi ammazziamo fottuti nazisti. Sì, caro Serpe, oggi ammazziamo fottuti nazisti. Che tra l'altro è una delle cose che nei videogiochi dà più soddisfazione in assoluto. Più che ammazzare gli zombie sicuramente, più che ammazzare qualsiasi altro genere di amenità mostruosa, gli zombie, cioè i nazisti sono belli da ammazzare. È ufficiale. Allora, ovviamente il gioco necessita di un po' di pianificazione, cosa che io non farò perché sono una persona orribile. Ma ucciderò questo. Oddio! L'incavo del ginocchio no! L'incavo del ginocchio è obiettivamente una cattiveria, anche se... Oh! Invisibile! Invisibile! Tra l'altro le finisher sono di una cattiveria imbarazzante. Riesco a alzare un po' l'audio di gioco? Sì, riesco. Un secondo. Sono uscito fuori dall'inquadratura, ma... Tra l'altro vedrai che credo di aver abbassato l'audio anche qui. Esatto. Ok. Sì, era bassissimo. Sì, in Wolfenstein, cioè, infatti tutti i capitoli di Wolfenstein sono tra i giochi più soddisfacenti da quel punto di vista. Parola bruttissima, ma ci sta la grande. Perché comunque, diciamocelo, uccidere i nazisti è bello. Dovrebbe essere depenalizzato.
Ho il senso strategico della foresta pluviale o di uno scarabeo stercorario. Allora, visto che ci sta questa nave che mi sbarmotta un po' i cojones, sarà difficile avvicinare. Oh, laggiù vedo il riflesso di un cecchino. Quindi, prima di procedere oltre, direi di piazzare un colpo in testa al cecchino. Vediamo se riesco da qui. Secondo me sì. Dovrei avere visuale da qui. Ok, tra l'altro ho un comodo binocolo che mi rifiuto di utilizzare, ma dovrebbe stare su questa torretta qui. Quindi, eccoti. Oh, sì, io mi alzo perché sì. Ah, mi ha visto. Mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto. Io devo un attimo calibrare il tiro. Ok, vediamo un po'. Banff. Ciao Robe, il co-op, il multiplayer, più che altro ha delle modalità dedicate sia per la cooperativa sia per la competitiva. Si può giocare sia la campagna, sia fare istanze competitive, sia fare cooperativa in modalità similorda. Non so se sono stato esaustivo. Questo è un colpone, eh? Questo è un colpone. Questo è un colpone. E ciao ciao. Tra l'altro, sì, gli ho fatto dei danni giganti. Tra l'altro mi devo togliere da qui perché hanno il giusto sospetto che io stia facendo delle cose brutte in giro. Tra l'altro, potrei un attimo sfoltirli qua dalla distanza. Sì, beh. No, 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 non voglio guardare il bordo. Oh, è quello? No, 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 no. La cosa sta prendendo una brutta piega. Il testicle shot? Sì, ma è proprio una cattiveria. Comunque adesso, come becco un ufficiale nazista, gli sparo via le balle. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' chi si presta al mitico testicle shot. Tra l'altro, qui non ci sta una minchia di nessuno. Qui ci sta un botto di esplosivo. Saranno ritornati alle proprie postazioni? No, niente. Sono tutti in giro. Era proprio qui. Non sono più qui, motherfucker. Allora, niente, qui non vedo una cippa di budello. Allora, quando allora, giocando in modalità estrema, Kage, puoi togliere tutti gli aiuti, solo che in quel caso conta sia il vento, infatti vedi in giro delle bandierine, per farti un'idea, sia la distanza, quindi la traiettoria parabolica del colpo, però visto che io già ho delle difficoltà a lanciare un pezzo di carta dentro il cestino della mondezza, credo che sarebbe, diciamo, una scommessa persa in partenza quella lì con il fucile da cecchino di Sniper Elite.
Niente, loro praticamente mi hanno invaso la piattaforma qui sopra e quindi mi tocca spostarmi. Eccolo qua. Allora. Una volta non avevo anche... Esatto. Una pistola. Ma la pistola è per gente più morigerata di me. Io ti prendo a coltellate nella gola. Ma in realtà, caro Kage, ho delle parentele anglosassoni, quindi più sassoni che anglo. Quindi ho quella fortuna lì di... In realtà poi c'ho una pronuncia a cazzo ugualmente, però me ne vanto così inutilmente. Più nemici insieme. Adesso ne abbatto uno. Batto anche il secondo, che lo vedo confuso. Il secondo scappa. Il secondo scappa. È il momento del testicle shot. È il momento. Bam. Quasi. Colpo all'intestino. Riproviamo. E niente. Questo dimostra tra l'altro che non so dove stanno le mie palle. Cioè, è evidente. Sì, praticamente c'è il binocolo che mi dà i superpoteri, mi dà il senso da Witcher. Nient'altro. Allora, proseguiamo facendo finta che io abbia un piano, cosa che ovviamente non ho. No, il piano è fare un testicle shot, quindi capire dove stanno i testicoli di questi modelli poligonali e di conseguenza anche i miei, immagino. Laggiù vedo delle genti. Non ho visuale dei suoi testicoli. Tra l'altro sta diventando un'ossessione questa. Allora, diciamo che le palle stanno più o meno qui. Gli ho portato via un ginocchio. E ho fatto. Ok. Lo schiaccianosi. A qualcuno glielo ho portati via. Non importa come sia andato a finire, a qualcuno li ho portati via. Tra l'altro sono il ricercato numero uno di Germania a questo punto, anche se mi trovo in Italia. Devo andare a nascondermi. Tra l'altro sto affrontando questo gioco proprio nel modo più sbagliato del mondo. Cioè, proprio come non si fa. Adesso trovo un pertugio e mi ci infilo, aspettando che non mi caghino più. Possiamo abbassare la guardia, giustamente. Hai trovato due cadaveri. Due, diciamo 20. Ma possiamo comunque abbassare la guardia, perché sicuramente erano stati gli zingari. Anzi, ha stati gli zingari. Dov'è finito? Ok. Quindi, tra l'altro, trova il radiooperatore prima che possa chiamare i rinforzi. Sto dalle sue parti, quindi, tra l'altro, sono completamente circondato da soldati che non vedo. O almeno, che però non mi cercano in questa zona, quindi va tutto bene. Allora, tra l'altro sarei per sabotargli questo. Così.
per non saper né leggere né scrivere, cosa che è quasi vera. Adesso quello va lì a controllare, spero. Altrimenti io faccio faccio il girone. E niente, sono un completo coglione. Sono andato lì giusto in tempo per farmi esplodere addosso la trappola che gli avevo messo. Però ne posso approfittare. Per niente, non trovo il cadavere. Eccolo il cadavere. Allora, prendo una mina, gliela metto addosso, tiro sul corpo e con molta delicatezza stealth lo lancio così, sperando che qualcuno lo trovi. Ciao Angelo! Ah! Bene. Danni con la pala proprio. Tra l'altro, in tutto questo non dovrei far insospettire il tipo della radio, ma comunque se avete domande fatele pure a Wild che ha fatto la recensione, quindi sa tutto. Nessuno si è cagato il mio corpo trappola, perché fondamentalmente l'ho buttato. Oh, e tu? Tra l'altro sono nascosto in maniera caricaturale. Ti sparo al naso. No, non è vero. Oh, vabbè, ho capito, basta. Poi la gente pensa che scherzo quando dico no, ho il senso della tattica di una traversina, di una parete in cartongesso. Niente, loro comunque mi vedono. Ovviamente lo sto giocando su standard. E sono morto. Comunque me la sono. Dai. La rifaccio seria pianificando. Cioè seria. Cioè, un po' più seria. Mi faccio la solita tornata di informazioni inutili. Tra l'altro, le mappe di gioco sono veramente grandi e offrono un sacco di soluzioni che io non sto adottando durante il mio gioco, però di soluzioni creative per il massacro dei poveri nazisti. Però peccato che non siano molte. Avrei preferito avrei gradito una campagna un po' più lunga. Questo lo devo fare per forza. La coltellata nell'incavo del ginocchio è ormai un classico. Cioè, capito? Proprio il crociato. Caro amico Disgo. No, nel cervelletto no. Allora, visto che adesso ci stanno qua i nostri amici Fritz, Rupert e Klaus,
direi che potrei aspettare che si uniscano qui in allegria e far esplodere tutto. Tipo adesso. Di nuovo danni con la pala. E niente, così. No, dai, che me la cavo tranquilla. Sì, in realtà adesso abbiamo la bella. Allora, io sono qui. Ammazzo di nuovo il nostro amico cecchino dalla distanza. Tra l'altro qua sotto ci dovrebbe essere anche un ufficiale, che è quello che ho ammazzato prima, che non si è accorto di nulla perché apparentemente non mi stanno cercando. Quindi, allora, qua ci sta il cecchino. Eccolo là. Cecchino. Devo tarare. Madonna, Bullseye. Cioè, sì, l'abbiamo, anche perché ho cominciato tardi. Tra l'altro me la cavo in meno di un'ora, secondo me. Ho detto la sboronata. Dannata barca, sarà difficile avvicinarsi dalla spiaggia. Ma questo lo dici tu. Bam. Tra l'altro mi fa sentire come si chiama quello? Ah, Wanted, quello, il film dove i super cattivi facevano deviare i proiettili, anche i buoni, ma questa è una cosa secondaria. Ma che cosa, l'ho quasi mancato che mi chiamavano Centro Perfetto. Umberto Centro Perfetto, per l'esattezza. No, a te devo per forza portarti via le gioie. Devo per forza. Troppo tempo ci sto. Perché si muove? Niente. Uccisione fanteria fatta male. Vado via. Ah. Diversivo. Tra l'altro ribadisco che io e lo stealth siamo un po' come, che ne so, Barney e la sobrietà. Ho messo solo 20 minuti per farmi venire una situazione di idee. Ah, ma senti, facciamo basta, niente. Sono rimorto. Sto giro però ricomincio dal checkpoint. Tra l'altro mi tolgo dalle palle questi che mi inseguono perché sì, perché mi hanno scocciato. Ciao Sef, buonasera, sto facendo vedere a tutti quanto sono scarso in questo gioco. Maledetto crucco che corre. Tra l'altro mi stanno abbastanza ignorando, non so se è un bene o un male. Tra l'altro no, ma tirargli una granata e farli morire tutti male, no? Tipo così. Cioè mandargli in pezzi le braccia. Con l'eleganza che mi contraddistingue. Tra l'altro giustamente loro stanno sparando dove pensano che io sia. Il cervello non sarà mai più come prima. La sto prendendo veramente sotto gamba. Basta cazzeggiare.
Cioè, tra l'altro me lo devo imporre tipo mantra, basta cazzeggiare, perché il fatto stesso che hai la possibilità di fare le uccisioni a rallenti ti spinge un po' a cazzeggiare. Cioè, andando totalmente contro la formula di base di questo gioco, cioè stealth, serietà, colpi precisi. A parte che io sono quello lì che riesce a fare button mashing in Nioh a momenti, quindi sono proprio la persona sbagliata per qualsiasi approccio tattico. Ma va bene comunque. Questo gli ha fatto male. Questo gli ha fatto. Allora, Seth, un attimo. In che modo questo gioco può piacere? Allora, innanzitutto dà un sacco di soddisfazione. Cioè, devo essere sincero, a prescindere dal fatto che io possa essere o meno un amante del genere stealth tattico, cioè del tactic shooting, la possibilità di godere di ogni istante di un headshot, di vedere esattamente quanti e quali danni fai al corpo del povero malcapitato, è una cosa che piace, cioè dà soddisfazione. Se sei un appassionato anche solo da lontano della dei tatticismi della strategia applicata allo shooting, cioè qui ci trovi veramente della gioia. Perché comunque ti permette di trovare un sacco di soluzioni per farti strada tra i nemici. Alcune molto interessanti. Un attimo che cerco di capire come non farmi uccidere per la tot volta. Allora, adesso riproviamo a fare quella cosa. Non ho più niente. Ok. Non riproviamo a fare quella cosa. Cioè, più che altro vorrei beccare il tipo del con la radio che dovrebbe stare qui dietro. Tra l'altro non mi scavalca per qualche motivo. Non l'avete visto, ma credo di avergli fatto molto male con il coltello. Via, 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 via. È tutto. Sì, è vero, è vero. L'headshot è per principianti, ha ragione il Serpe. Il vero professionista spacca via, porta via le balle. Qui sono mezzo incastrato. E tu? Se io gli faccio questa cosa qui adesso. Devo prendere la radio prima che lo vada a raccontare ai suoi amici. Dovremmo difendere la donna! Dov'è? Eccolo. Eccoti. Va bene, basta ricerca ponderata dell'operatore radio. Si può eliminare la mappa? Troppo facile. Sì, non si può, non credo. Eccolo, ma non ci credo. Non ci credo che ce l'avevo qui. Cioè, e niente.
Adesso sono chiuso qui dentro con il mondo che vuole farmi del male. E ci riesce. Il mondo ci riesce. Sto giocando a difficile, che in realtà non è molto 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 difficile, però per me è una sfida comunque, considerando che non pianifico niente. Meglio. E i suoi amici. Ok, con calma. Niente, se lo ammazzo da lì dentro. Se lo ammazzo da lì dentro, mi uccidono nel giro di un secondo. Quindi devo avvantaggiarmi già qui. Lo so che è meglio occuparsi dell'operatore radio, ma capisci bene. Cioè, vi rendete conto che soddisfazione ogni volta che lo faccio godo. E giù, via. Niente, loro hanno l'automira praticamente. Per vicoli. Tra l'altro il messaggio radio qui dei fascisti è fantastico. Ma ogni tanto ci piace avventurarci conquistando altri paesi, così. In allegria. Allora. Chi è che mi ha visto? È l'unico col fucilone. Cioè, sono morto tipo 34 volte. Sì, le musiche tipo Toto Cutugno de Ghost Warrior 3. Si chiama Ghost Warrior? Shadow Warrior. Sniper Ghost Warrior, sì. Il quartier generale dovrebbe essere. Quelle che comunque senti abitualmente nelle province più remote dell'ex Urz, dove Toto Cutugno è ancora nella top 10 degli intrattenitori giovani per eccellenza. Sniper Ghost Warrior, sì. Scusate, ma ho dormito tipo un quarto d'ora stanotte, quindi c'ho anche la svegliezza di parola assolutamente inventata, mi rendo conto, di un bradipo morto. Eccolo. Sui denti proprio. Proprio via. Gliel'ho fatti lanciare come Davide. E niente, loro sanno perfettamente dove mi trovo. Quindi. È il momento di andare a svegliare i miei amici partigiani. Ciao ragazzi, ci sono delle genti che vogliono giocare con voi. Allora. No. Molto meglio. E è partito lo scontro a fuoco del secolo. Fortunatamente sono nella posizione migliore del mondo. Ciao.
Colpo d'occhio. Ha! E dai. Fatti martoriare i gioielli. Il mio obiettivo del gioco. Ah! Il mio obiettivo del gioco era quello. Sì, infatti, cioè, le X di Mortal Kombat sono niente. A te ti porto io un ginocchio. Solo perché ho la cattiveria inside. Il cervelletto non serve più. Sono spigolo. Non è rimasto niente. Nel cranio non è rimasto niente. Prima o poi finiranno i nazisti comunque, cioè, credo. Così, occhio e croce, cioè. Per questi scicazza. Vediamo se ci stanno delle robe interessanti qui. Ovviamente non c'è nulla, perché semplicemente perché ci ho cercato, non ci ho guardato dentro, non c'è nulla. Ciao, questo è nel naso. Ah, di nuovo. Cioè, è molto meglio che non sopravvivi a un colpo del genere. Molto meglio. Non mi ha fatto portare via nulla. Allora, credo che la battaglia la stiamo stravincendo. Perché non è rimasto più niente. Allora, no, così non mi sembra una buona idea. Già tendo a uccidermi per motivi futili. Poi allora. Ma io ti uccido a coltellate. Peccato che non ce l'hanno fatta vedere questa, perché secondo me era gustosa. Tra l'altro sono finiti, cioè, sono obiettivamente finiti i nazisti. È tutto finito. C'è uno per strada qui? Eccolo. Ah, è anche un signor ufficiale. Allora, tu ti becchi un groin shot. Mi dispiace.
non fare il codardo. Cioè non riesco a bucare il legno con questo fucile. È un po' una cosa triste. Ti prego. Niente. Sì, infatti ogni uccisione fa più male a te che la fai che a loro che la subiscono. Allora, qui c'è anche il rifugio dei partigiani da qualche parte, dove dovrei andare. Adesso, no? Colpo al ventre. Allora. Palle che volano tutte le parti. Non mi colpite. Sono una brava persona. Veramente colpi cattivissimi. Tra l'altro confermo che ho trasformato un gioco tattico in tutt'altro. Non vedo nessuno. Chi mi stava colpendo? Ah, laggiù? Eccolo. Mi dispiace. Tira fuori. Eccolo qua, nell'occhio. Sniper Elite, palle che volano. Dobbiamo mandare assolutamente una mail al publisher per convincerlo a metterlo nella campagna di marketing del prossimo capitolo. Cioè diventerebbe un must buy immediato e globale. Birra Jacopo. Esatto, deve essere la birra più buona da questa parte del mondo. Coltellata. Fermo, ti devo una coltellata. Vieni qua. Magari non ti faccio niente, ma magari ti devo una coltellata. Vieni. Ma guarda uno che cosa è costretto a fare per dare una coltellata. L'ha colpito proprio nei sentimenti. Ecco qua. Però è anche giusto, d'altronde chi ha fatto la recensione, il buon Wildbone, l'ha giocato come andrebbe giocato, cioè bene. E io giustamente vi offro una prospettiva diversa, cioè quella di una persona che è stata messa a fare il cecchino nella seconda guerra mondiale perché aveva le zeppe. Che fai di lavoro? Ma il cecchino d'elite della seconda guerra mondiale. Ma perché? Ma c'ho uno zio senatore. Sofia. Sì, praticamente è diventata la sequenza memorabile di oggi, quella. Sì, tra l'altro l'intelligenza artificiale, come
come scritto anche in recensione, non è proprio il punto forte del gioco. Cioè, sono dei cretini di base. Abbastanza. Le cariche esplosive potrebbero servirmi. Esatto, c'è la faccia come per dire, ma tra tanti che ce n'erano, no? Ma perché proprio me? Allora, tra l'altro abbiamo quasi completato gli obiettivi. Per lustre il cimitero posso farlo. Ah, dovrei andare a raccogliere le note del cecchino. Allora, prima vado a raccogliere le note del cecchino. Giusto per completare tutto. Stanno sopra, sicuro. Ora è diventato Sniper of War, esatto. È diventato un ibrido mostruoso. Piccioni ovunque. E secondo te tu che fine fai? Adesso, no? Ecco qua. Gli apici polmonari. Polmonari con tanto di gorgoglio sanguinolento. Questo sarà molto utile. Gorgoglio, anzi. Funziona a mappe, Seth. Puoi spaccare i megafoni? Probabilmente posso. Non ho verificato, ma secondo me sì. Allora, qui ho ammazzato tutti? Tra l'altro ho ucciso tutti quasi ovunque, quindi... Ah no, c'è lui. Non ci credo. Ti è mossa all'ultimo istante e ti porto via la colonna vertebrale. Proprio schizzi di colonna vertebrale in giro. In giro per la mappa. Adesso me ne vado come se nulla fosse, spezzandomi le caviglie perché sì. Ah, là sopra ci stanno altri due, ma tanto fedeli all'approccio, all'impostazione adottata per questa live, adesso vado là con lanciarazzi. No, sono su PS4, su PS3, no, su PS4. Assolutamente stealth a altissimi livelli. Quasi quasi sarebbe da andare là e lasciargli il TNT. E invece no. Ti cecchino mentre passi. No, non passi, è rimasto lì. Volevo fare il doppio colpo. E vabbè. Vieni qua, ecco qua. Gli ho cambiato il profilo per sempre. No, graficamente non sembra PlayStation 3. Cioè, non so, forse non te la ricordi bene la PlayStation 3, ma la ricchezza poligonale è diversa. Cioè, insomma, comunque adesso, cioè, guarda comunque che livelli. Possiamo essere d'accordo sul fatto che la modellazione dei personaggi è effettivamente un po' carente.
e ovviamente non ha un comparto tecnico che fa gridare al miracolo, ma adesso PlayStation 3 potrebbe no. Contenere informazioni utili. Ok, quindi rimane il cimitero e poi la parte finale. Chissà dov'è il tipo in agguato, per modo di dire. È fuggito! Eccolo. Lui fa avanti e indietro, è il suo lavoro nell'esercito. No. Si è un po' spaventato, quello sì. L'occhio è un organo sopravvalutato. No, non fuggere, lo sai che... Questo non ci credo che l'ho preso in mezzo agli occhi. Non ci credo proprio. Sì, infatti, tra l'altro, considerate il fatto che i modelli sono composti da una superficie che può anche essere così, ma dentro c'è tanta roba. Cioè, in questo caso specifico è tanta roba che tra l'altro è legata comunque al motore fisico in qualche modo, quindi cioè nell'orecchio così. Classico cuore cremoso. Serpe, sei un po' il mio eroe. Cuore di panna. Altro, sto mettendo a dura prova le coronarie del nostro povero cecchino. Polmoni in fiamme. Ah, allora, raccolgo cose. Munizioni, fucile. Dai, prendiamo quel bastardo. Io sto andando ok, sto sulla strada più o meno giusta. Tra l'altro qui ho sterminato il mondo, quindi non credo che avrò problemi. Ecco, fraccazzo da Velletri, è lui. Questo è morto male. Non c'è altro. Non fa sempre lo slow motion per le uccisioni, è vero, specialmente se poi le fai in rapida sequenza. Penso perché la loro idea è che mettendole sempre dopo un po' ti rompono il cazzo. In realtà, secondo me, è la cosa più bella del gioco. Al 100%, proprio. Dà una soddisfazione invereconda. Finirò sicuramente all'inferno. Sì, tanto. Cioè, è ucciso 828 persone. Il fatto che tu abbia fatto scoppiare la porta di una cripta, penso che... Peccato veniale. Qualcuno ha amici ai piani bassi. Ok. E è tutto fatto. Nel modo sbagliato, ma è tutto fatto. E ora sono pronto per andare alla conclusione. Grazie cecchino. Prego. Giovanni. Questa dell'orecchio sarebbe stata effettivamente figa. Ne sono d'accordissimo. Sarebbe stata una bella uccisione.
Spero che non sia troppo tardi. Ma a giudicare dai mucchi di morti, non lo so. È tutto. Sì, riesci a beccargli in mezzo al naso spappolandogli la parte centrale del cranio. Il cecchino dell'SO. Puoi farlo. Che piacere averti tra noi. Lei ci ha salvati. Puoi farlo. Cosa stai aspettando? Sono contento che sia la tua specialità perché è in effetti una cosa piuttosto divertente. Tra l'altro, quando tu spari dall'alto gli porti via anche la mascella per nessun motivo, è fantastico. È finita. La missione è finita. Quindi non penso ci sia il tempo per iniziarne un'altra. Quindi credo che ci lasceremo qua, perché mi ci vuole 40 minuti per farne un'altra. Com'è che fa più rumore il fucile invece dell'esplosivo? Questa, Rockenzo, è un'ottima domanda. E la risposta è che non dovrebbe fare più rumore il fucile. Non dovrebbe, però lo fa. No, in realtà, cioè, se faccio scoppiare una cosa da una parte, delle volte si rendono meno conto di quella rispetto all'origine del colpo di fucile. Cioè, vengono verso di me invece di andare verso l'esplosione, che obiettivamente è il rumore più forte in quel caso. E quindi sì, è una cosa un po' a cacchio, però non succede sempre. Delle volte, più delle volte, se tu spari un esplosivo o magari distruggi un veicolo, loro vanno verso il veicolo, perché giustamente è la priorità numero uno, penso, in quel momento. Quindi, signori, io direi allora di chiuderla qui. Mi dispiace di aver iniziato tardi, ma purtroppo sono afflitto da questo genere di problemi a caso. E comunque ci vediamo giovedì. Sono indeciso se andare con Nio o giocare un'altra volta a questo, a Sniper Elite. Tra l'altro, magari tentando di fare. No, che cosa dico? Che tanto poi lo so che non lo faccio. Tentando l'approccio stealth, ma tanto non è proprio nelle mie corde. Io sono quello lì che si lancia con l'esplosivo addosso tra i nemici. Cioè, è proprio. Tra l'altro, si vede dalla barba che l'inclinazione è quella. Torna su Yakuza. È che Yakuza non posso farlo tutto perché è veramente gigante e la gran parte della campagna sono scene dialogiche, cioè chiacchierano, dicono cose, quindi non si presta particolarmente bene a una serie da concludere, perché ci vogliono smettila. Ci vogliono ore e ore e ore e ore e ore, ore. Quindi no. Tra l'altro, se avete qualche domanda su per me, sul gioco, sul senso della vita, sulle concertazioni astrali, su quello che vi pare, sparatela. Sono gli ultimi minuti e sono a vostra piena disposizione. Potete fare quello che volete, tranne che spararmi e utilizzare con effetti X-ray e attraversarmi da testa a piedi. Ma non fate il gruppetto degli amanti di Yakuza, per favore, che mi mettete anche in difficoltà, che poi Francesco mi frusta con un gatto a nove code. Ragazzuoli, se non avete preguntas per me, io penso che stacco. Stacco e ci vediamo giovedì. Poi vi aggiorno sui contenuti della prossima live. Se tornare a imprecare terribilmente in Nio o giocare un altro po' a Sniper Elite. Ok? Ragazzuoli, buona serata e alla prossima. Un abbraccione. Ciao ciao ciao.